perché è il coronamento di un sogno personale, ma soprattutto di un sogno da parte di una squadra che ha lavorato con un'intensità, una dedizione, una professionalità uniche. Come ha detto ai lavori, ripeto, non ci possiamo spiegare come sia possibile condurre un campionato se non con l'impegno di un gruppo meraviglioso che ha saputo sempre trovare le risorse, la forza, a partire dagli allenamenti e quindi poi in gara, di venire a capo delle partite e vincere. E queste poi sono soddisfazioni personali che fanno parte della professionalità di ognuno di noi. Io, oltre alla professionalità, ci metto tanta passione ed è un po' essere ripagati da tutti i sacrifici, dalle scelte che la vita ti porta a fare. Quando poi succede questo ti accorgi che è veramente bello. La bibliografia e la storia ci dice che anche squadre allestite con differenze magari anche marcate rispetto alle altre, pensare di poter condurre un campionato così assolutamente era impensabile. E poi, ad essere sinceri, questa è una squadra che è costruita con grandissimo equilibrio, con gente che ha dimostrato di essere veramente sicuramente gente di grande attaccamento, di grande professionalità, ma sicuramente non era pensabile poter fare un campionato con tutti questi punti di vantaggio, con 4 giornate d'anticipo alla promozione. Io ho detto, qualcuno mi ha chiesto che sapore ha questa vittoria. Ho detto, ha un sapore forse più bello di tutte le altre, perché l'abbiamo assaporata domenica dopo domenica, un bocconcino alla volta, no? È una di quelle promozioni che senti, che fai tua domenica dopo domenica, perché ti accorgi di essere forte, di avere qualcosa in più degli altri. Adesso non so dire dove, ma sicuramente qualcosa in più degli altri. Forse in un gruppo che ha lavorato con unità di intenti come mai nessun altro ha fatto. Attenzione, perché qua si è fatta la storia della pallavolo. Io ero piccolino quando seguivo i derby tra Modena e Parma, tra Panini e Maxicono, e pensare poi, dopo tutti questi anni, di essere qui da protagonista, anche se da umile protagonista, rispetto a quell'epopea lì, mi fa veramente venire i brividi alla pelle d'oca. Ci è andata proprio bene che abbiamo potuto farlo in casa.